Passiamo alla seconda domanda. Lei è stato, è attualmente vice sindaco della giunta Crespi. Ecco, un bilancio di questi 5 anni di amministrazione comunale uscente. Allora, Crespi ha fatto un'operazione in questi 5 anni molto importante di riordino delle attività della pubblica amministrazione in relazione alle grandi modifiche di tipo organizzativo, di controllo e di trasparenza che hanno imposto le normative di Roma. Sulla base di queste attività si è anche riusciti in questi 5 anni a impostare un'associazione col comune di Ecuzio, oltre ad aver tentato un'associazione col comune di Bernareggio un po', diciamo, ardita, che non ha funzionato. Con Ecuzio abbiamo fatto un'associazione che dura da 3 anni e che adesso è matura per diventare unione. Questa operazione l'ha fatta Andrea, è un'operazione che ha convinto il 100% dei componenti dell'amministrazione ecuziese, tranne le nostre opposizioni, ed è la cosa che ci consentirà di impostare nelle prossime legislature i nuovi investimenti e le nuove attività dell'amministrazione. Ultima annotazione, con il sindaco Crespi abbiamo fatto, e la cosa è abbastanza sconosciuta, circa 5 milioni di euro di investimenti, e sfido a trovare un comune delle nostre dimensioni nel Vimercatese che abbia fatto di più in questi 5 anni.